A Modugno non si può certo dire che barba che noia, almeno per i più piccoli. Il motivo? Una scuola estiva, alternativa al mare e ai castelli di sabbia. 2 mesi di full immersion tra giochi e tante nuove amicizie, anche un toccasana per mamma e papà. Ci divertiamo davvero tantissimo, facciamo molti giochi divertenti, interessanti. Stiamo sempre insieme e non ad annoiarci a stare a casa a guardare la TV sul divano. Facciamo giochi sempre pallavolo, pallamano, basket, calcio per i maschi e anche giochi d'acqua per rinfrescarci nelle giornate più calde. Mi piace questa scuola estiva perché ci facciamo molte risate, io faccio petto dito in mano. A casa è molto noioso perché non ci divertiamo, non possiamo fare altri sport, non possiamo uscire. Si fanno tanti sport e quindi mi piace. Un centinaio di bambini scalmanati tra i 6 e gli 11 anni che fino a sabato, ultimo giorno della scuola estiva prima della pausa di Ferragosto, si sono cimentati con il basket, il calcio e la pallavolo. Tutte attività che si sono svolte nella scuola media Dante Alighieri. L'idea, nata una decina di anni fa, è di Pierluigi Romita, uno come tanti, come ama definirsi, al quale si è accesa la lampadina pensando alle sue bambine. La nostra preoccupazione è coinvolgere i bambini in varie attività ludico-sportive, cercando di farli socializzare, cercando di farli praticare delle attività sportive all'aria aperta, in un ambiente sano, in un ambiente sereno, dove loro possono esprimersi, fare tante nuove conoscenze e imparare anche nuove attività sportive e crescere così in un ambiente sano ed educato. I giochi e le risate dei piccoli di Modugno resteranno una bella cartolina estiva. Fra un mese esatto riapriranno i cancelli delle scuole, quelle invernali, con zaini e grembiuli. L'appuntamento con quell'estiva a Modugno sarà per l'anno prossimo.